Benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, ho preparato qui tutti gli ingredienti per fare queste frappe semplici semplici con un po' di vino, un po' di liquore, limoncello e poco burro. Allora, metto la farina, questa è una dose, due uova, comunque ci vengono due, un bel vassoio grande, altrimenti raddoppiate pure la dose. Questa ricetta me la trovo, non so di chi era, sinceramente, forse me l'aveva data mia sorella, quindi non so dirvi, però pressappoco sono tutte simili queste ricette, almeno queste senza lievito, però ci va il vino che fa d'agente lievitante e anche il liquore o grappa, qualsiasi liquore. Bene, ho messo la farina fontana, ci ho messo le due uova, ci verso anche lo zucchero e sbatto così semplicemente con una forchetta. Ok. Poi ci metto il resto degli ingredienti, la buccia grattugiata del limone, il limoncello, poi metterò il burro sciolto a bagnomaria, 20 grammi di burro, e il vino. Metto il vino piano piano. Ok, poi continuo così con le mani ad impastare. Allora, quando questo impasto è pronto, è importante lasciarlo riposare un pochino, una trentina di minuti. Lo copriamo e lo lasciamo riposare così a temperatura ambiente. Questo per far sì che il vino, che l'alcol, cominci a far lievitare, diciamo così, l'impasto per far venire poi le bolle quando andiamo a friggere. Ok. Poi, una volta che l'impasto ha fatto il suo riposo, lo divido, inizio con una metà, diciamo, e ho allargato, io userò la macchinetta per la pasta, se volete potete fare anche a mano. Quindi ho piegato, vedete, piego, ogni volta che vado a passarla la piego e poi comincio a spostare le tacche. Quindi ogni volta che sposto, piego. La farina ne metto poca, quel tanto che basta per non far appiccicare tutto. E continuo così fino ad arrivare, se volete fermarvi all'ultima tacca, va bene, rimangono un pochino più consistenti. Io mi farò fino all'ultima tacca, quindi farò queste sfoglie, sottilissime. Adesso la taglio a metà, se no non riesco a lavorare. Ecco qua. Adesso vado con l'ultima tacca qui. E quindi le farò proprio sottili sottili, così saranno leggerissime. Mi aiuto per non farla strappare. Intanto ho messo già l'olio sopra a scaldare, ho messo un tegame, ecco qua, guardate com'è sottile, però volendo potete anche farla un pochino più spessa, questo dipende dai vostri gusti. Allora, ne farò un altro pezzo, però adesso vado avanti con queste. E comincio a prepararle, le taglio con la rotella. Io sto spiegando tutte queste cose, ma sono sicura che tante di voi le sanno fare anche meglio di me. Però mi piaceva avere un video sul canale di queste frappe. Ok, taglio, le faccio così molto semplicemente con delle strisce al centro. Ecco qua. Ok. Ne preparo un po', diciamo, non tutte, quindi una metà dell'impasto e le metto su un vassoio pronte per friggere. Intanto mi preparo anche l'altro pezzo,
poi lo stendo dopo magari, e vado intanto a friggere. Ok, guardate, vi faccio vedere come sono sottili. Eccole qua. Vedete, sono proprio sottilissime. Bene, andiamo a friggere. Allora, l'olio deve essere almeno 170 gradi, quindi ci regoliamo, se è troppo alto abbassiamo. Allora, ho preparato la carta forno, queste sono le prime, di solito le prime non vengono mai bene, vediamo però, al limite le mangio subito, anche perché bisogna vedere bene l'olio. Alla fine poi ho messo l'olio di arachide. Avevo preparato quello, ma anche quello di girasole va bene, volendo, girasole o arachide. Ok, ne metto, vedete, ne metto soltanto due perché sono grandi. Ho messo un tegame non molto largo, in modo da non sprecare troppo olio. Le faccio dorare bene da una parte e poi le giro. Eccole qua, vedete, stanno facendo comunque le bolle. Sì, sono sottilissime, quindi se volete magari andate anche alla penultima tacca della macchinetta. Forse tre sono troppe. Ok, le bolle sembra che ci sono, non tantissime, ma ci sono. Bene, le ho appoggiate sulla carta assorbente e poi sul vassoietto. Poi ci mettiamo tanto zucchero a velo, io non ne ho messo tanto. Ne ho messo poco per far vedere bene le bolle. Adesso vado a spezzarne una per farvi vedere la leggerezza. Ne prendiamo una e la rompiamo. Sono asciutte, veramente asciutte, non sono per niente unte, leggerissime, sono veramente leggere. Bene amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!